Allora, continuiamo la nostra trasmissione, apriamo una finestra su Gran Michele. Gran Michele a giugno si è rinnovato dopo la mozione di sfiducia al sindaco Salvatore Canzonieri, è andato alle elezioni, ordine a spasso, sorprendentemente l'ha spuntata la lista e il candidato di 5 Stelle, l'avvocato Purpura, a una giunta scelta dagli stessi. Il Consiglio Comunale, molto opportunamente io dico, è stato lasciato libero, tutti i consiglieri comunali hanno messo in condizione che i 5 Stelle avessero per intero la gestione della città dal punto di vista politico ed è oltre a quello amministrativo. Quindi il Presidente del Consiglio è anche targato 5 Stelle. Ed è un esperimento interessante da seguire. Noi lo seguiamo dall'esterno, diciamo, non abbiamo avuto molti contatti, solo alla fine di luglio abbiamo cercato di metterci d'accordo con il sindaco Purpura, con l'avvocato Purpura, per cercare di, ma non abbiamo trovato la disponibilità, una volta per impegni suoi, una volta per impegni del sottoscritto, ecco, non, però voglio dire, questo nulla toglie, il sindaco, la città sta operando, sta gestendo, però prima di tornare a chiedere di vedere dal di dentro e dare parola all'amministrazione comunale, ci piacerebbe sentire le forze politiche, principalmente quelle dell'opposizione e poi la città. Quindi in questo frangente, ecco, io credo che facendoci un'idea, poi è giusto opportunamente sentire anche il sindaco, diciamo, ripeto, avremmo voluto averlo prima, ma le circostanze non ci sono state favorevoli, colpa di nessuno naturalmente, però così è. Allora, cominciamo stasera. Ospitiamo l'ex presidente del Consiglio Comunale, già ex amministratore della città di Gran Michele, il geometra Pietro Palermo. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Consigliere comunale, eletto nella lista Ideazione Io Centro per Gran Michele. Pietro, buonasera, grazie di essere qui grazie con noi. Grazie a voi. Allora, tu non sei un parvenu, non sei un nuovo, hai certamente, credo, anche la serenità di chi ha metabolizzato un passaggio certamente non facile, no? Di essere Presidente del Consiglio, essere travolto dalla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Salvatore Canzonieri, una campagna elettorale che ha visto il panorama politico cittadino di Gran Michele disgregarsi, l'un contro l'altro armati, l'importante è che ognuno guardava il proprio io, la leggo così dall'esterno, però i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma credo che anche la città in quel caso ha giocato di contropiede, sorprendendo un po' tutto e tutti, nei pronostici e nelle organizzazioni che ognuno si era fatti i conti senza l'oste, qui è il caso di dirlo, no? Tutti i capi partito, tutti i soggetti politici messi in atto si erano fatti i conti senza l'oste. L'oste sarebbe l'elettore cittadino, il quale l'indomani dell'apertura delle urne, ecco, premiò l'unica lista che aveva, un'unica lista, un unico candidato a sindaco con un unico gruppo. Opportunamente, io ribadisco, tutta la classe politica eletta ha agevolato affinché anche la gestione politica, quindi quella della presidenza e della gestione del Consiglio, fosse targata 5 Stelle. Com'è questa prima esperienza? Sono già 4 mesi circa. Intanto condivido molto di quello che hai detto prima, però i cittadini, gli elettori hanno votato il sindaco. La lista non ha preso la maggioranza e quindi in consiglio non c'è la maggioranza, perché i consiglieri che non sono stati eletti con i 5 Stelle sono 12 su 16 e quindi anche i voti sono il 75% dell'elettorato granmichelese. Dico però, ho detto opportunamente, che la maggioranza del Consiglio Comunale ha inteso agevolare, certo, che la Presidenza, e questa mi è sembrata una mossa, devo dirti, molto intelligente. Tu sei stato uno dei fautori in questa cosa. Assieme a quel gruppo di 5 che ci siamo convinti che era giusto
dare la presidenza tutti gli del Consiglio, strumenti, tutti gli strumenti, in modo che non ci venisse poi rinfacciato che i tempi del Consiglio li detta la minoranza, l'opposizione. In questo modo il partito che sostiene il sindaco ha tutti gli strumenti, tutti i mezzi per governare liberamente questa città e quindi non può rinfacciare alla minoranza ostruzionismi, ritardi di convocazione di consiglio, eccetera, perché sapete benissimo che la gestione del consiglio è demandata al presidente, quindi abbiamo fatto questa scelta. Scelta che io ho condiviso votando il presidente, e quindi dopo 4 mesi ci ritroviamo oggi a discutere di quello che succede a Gran Michele. Beh, ancora dal tuo osservatorio, dal mio punto di vista, ancora, che è molto di parte. Ma guarda, io ormai sono in una fase della mia vita di politica. No, dai, così giovane. Dai. Giovane, ma alla sesta legislatura conosco la città benissimo, conosco la macchina amministrativa, conosco il comune, penso bene. Per niente abbiamo voluto primo ospite. Quindi dicevo, dopo 4 mesi, intanto registriamo la mancanza di dialogo, perché con il bilancio approvato quasi un mese fa siamo stati attaccati il 17 di agosto in piazza nei famosi agorà che fanno i 5 Stelle, dicendo che i consiglieri di minoranza, uso non il termine opposizione, non collaborano all'approvazione del bilancio. Allora, quando si deve collaborare, si deve e si deve predisporre un bilancio, i consiglieri devono essere chiamati prima, coinvolti prima che il sindaco approvi il progetto di bilancio. Certo. Anche, come dire, alla luce che non c'è una maggioranza in consiglio comunale. Questo non è stato fatto, però per senso di responsabilità il consiglio ha permesso anche con che solo votassero. Ci sono state anche voti favorevoli, assenze tecniche, certo, assenze, come dire, strategiche, eccetera, eccetera, che venga votato un bilancio. La nuova amministrazione ha, secondo me, davanti meno ostacoli rispetto alla precedente amministrazione, perché la precedente amministrazione ha deliberato sul riaccertamento dei residui, ha deliberato sulle passività di cassa con il mutuo, e in questo bilancio abbiamo trovato la felice, come dire, la nota felice, la nota interessante per la città, che c'è un avanzo di amministrazione di 290.000 euro. Se tu, che conosci bene i comuni attorno qui del Calatino, come è successo? Successo perché c'è stato in precedenza chi ha cercato di sanare, risanare e governare bene le, come dire, le politiche di bilancio della nostra città. Quindi nel Quindi bilancio... merito della gestione degli ultimi 3 anni, i consonieri. I dati sono quelli. Nel bilancio è prevista questa somma, questo avanzo che è uscito dal consuntivo 2015, che si devono spendere 290.000 euro per investimenti impegnati nel bilancio. Ora la sfida è questa: se i nostri amministratori riusciranno a spendere queste somme entro il 31 dicembre. Ci sono i fondi per il PAES, ci sono i fondi per l'adeguamento e l'aggiornamento del piano regolatore, ci sono i fondi per la manutenzione delle strade, per le scuole, eccetera, eccetera. Quindi partono da un avanzo. Da un plafond a disposizione. Giusto. Dopodiché, ad oggi, non ci sono atti, come dire, oppure c'è... Si respira in città, al di là delle iniziative che sono state fatte di volontariato, lodevole, eccetera, ma non c'è ancora. Però diamo il tempo, io non sono polemico, infatti non diamo il tempo, perché è una nuova classe dirigente.
alla prima legislatura, alle prime armi, prima volta eletti, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo qua. Ripeto che questa nuova amministrazione ha meno difficoltà rispetto a quella di 3 anni fa. Su questo sono i fatti che parlano. Perché? Perché c'erano degli impegni che la legge assumeva, il riaccertamento dei residui, c'era un disavanzo di cassa che purtroppo abbiamo trovato, non voglio polemizzare, e che è stato sanato con quel famoso mutuo. Oggi c'è invece la possibilità di spendere per investimenti un avanzo che è rimasto. Quindi aspettate questo primo passaggio. Aspettiamo anche, io mi sarei aspettato che fra noi istituzioni ci parlassimo, che il sindaco ci convocasse, il presidente del Consiglio. Non c'è niente. Assolutamente niente. Ci sono saluti, cordialità, cose, ma dal punto di vista istituzionale non c'è stata mai una richiesta di incontro. Come mai? Non lo so, bisogna chiedere a loro. Non, forse è lo statuto che li mette con le spalle al muro, nel senso di non dover... Ma non parliamo di coalizione, perché noi abbiamo votato il Presidente del Consiglio senza nessuna nuova maggioranza politica, che qualcuno paventava, dice, alla luce dell'elezione del Presidente del Consiglio c'è una nuova maggioranza politica. Non, assolutamente, assolutamente. Quindi... i consiglieri comunali tutti sono stati eletti per fare il bene di questa città. Io ho dichiarato nel momento dell'insediamento, del giuramento del sindaco, di non pensare alla mozione di sfiducia, pensare a governare questa città. Assolutamente. Giusto. Assolutamente. E noi siamo, io, noi i consiglieri siamo disponibili a mettere a disposizione della città, non dell'amministrazione. Certo. L'amministrazione è il mezzo. Della città, la nostra esperienza e il nostro amore per la città. Prima dell'approvazione del bilancio, una proposta di delibera di iniziativa consigliare c'era quella di salvare il parco della Finocchiara, scritta dal sottoscritto, che ha utilizzato la propria esperienza, le proprie anche capacità e esperienze professionali, e abbiamo dato alla città con quella delibera uno strumento, che è quello di salvare il parco della Finocchiara, inserendo nel piano delle valorizzazioni del comune di Gran Michele. Quindi il nostro modo, il mio, è quello di collaborare per la città. Ci saranno le opposizioni, la minoranza in consiglio, però no, l'obiettivo principale è sempre la nostra città. Ripeto, noi ora aspetteremo gli atti amministrativi. Aspetteremo anche alla luce delle nuove disposizioni della pianta organica, il nuovo riassetto del personale, se ci sono incidenze economiche che gravano sul bilancio e quindi sui cittadini. Vedremo, però polemizzare a 4 mesi non fa parte del mio stile. Aspettiamo l'azione amministrativa. La domanda te la faccio però. Ecco, la piazza, la gente, che giudizio dà? La gente si aspetta molto dei sindaci, che oggi non possono dare molto. Ma Gran Michele ha una sua storia, una sua formazione, ha avuto protagonismi politici importanti, diciamo, no? Ecco, che giudizio dà la città oggi? È in attesa. C'è qualcuno per caso sta ipotizzando che si stava meglio quando si stava peggio? O è stata avventata la mozione di sfiducia nei confronti di Canzoniere? Il mio giudizio è che è stata avventata. Non c'erano le motivazioni forti politiche per sfiduciare un sindaco. La città? Ma la città già nel voto ha sentenziato che è stata avventata. Perché molti non sono consiglieri, non sono stati riconfermati, non è stata riconfermata nessuna coalizione di quelle storiche nella nostra città, quindi ha votato per, anche se non hanno la maggioranza, e quindi il 75% dei voti del Consiglio Comunale non è 5 Stelle. Attenzione. Cioè 3/4 di Consiglio Comunale non è 5 Stelle. E per la prima volta nella storia della città vince un sindaco con 2.600 voti. Il dato più basso che c'è
dall'elezione diretta del sindaco. Dal 2000. Dal 94. Dal 94. Veramente. 94. Canzoniere fu eletto nel 94 con 4.350. Pensavo quella della regione, pensavo. No. L'elezione diretta del sindaco è dal 94. Il nostro sindaco è stato votato con il dato numerico più basso della storia dell'elezione del sindaco. Questo non vuole dire niente, però è così. Anche Crocetta è stato così. Però certo. Il presidente della regione. Certo. Senti, ma tutte queste iniziative... Così, aduniamoci per fare pulizia nelle scuole tale giorno, nell'altra scuola tale giorno, manca la pompa dell'acqua perché ci sono i problemi idrici sempre cronici, no? Vediamo un po' la pompa come possiamo fare per tutta questa approssimazione nella gestione della cosa pubblica. Come la legge? Allora, intanto... Non politicamente Pietro Palermo, ma il cittadino tecnico Pietro Palermo. Allora, io dico questo. Cioè, quanto può durare questa precarietà? Benissimo. Questa sensazione che stiamo percependo da fuori, naturalmente. Come se ci fosse approssimazione, come se non ci fosse... Cioè, della serie armiamoci di volontà, no? Queste cose nella pubblica amministrazione non portano mai bene. Allora, che all'inizio di un insediamento di un'amministrazione, anche all'epoca canzoniere, furono fatte delle iniziative di pulire il cimitero, pulire gli impianti sportivi, eccetera, eccetera, per incentivare la popolazione a fare. A riappropriarsi della cosa pubblica. Della cosa pubblica, certo. A sporcare di meno, eccetera, è condivisibile. Ma che. Diventa normale che l'amministratore si debba sostituire al dirigente o all'impiegato che viene pagato per fare quella cosa, diventa un segnale devastante. Perché? Perché noi abbiamo dei dirigenti del comune che prendono degli incentivi e devono fare almeno l'ordinaria amministrazione, perché se non riescono a fare l'ordinaria amministrazione, il bilancio del comune, che è basato per tre quarti per stipendi eccetera, non va bene. La cittadinanza sta cominciando a dire: ma allora gli artigiani che dovrebbero fare qualche piccola manutenzione, perché c'è un'economia anche attorno. È giusto sensibilizzare, però non può diventare una regola costante quella di sostituirsi agli impiegati, ai dirigenti eccetera eccetera. Questa è la mia opinione. Non so cosa ne pensi tu. No, io così ho registrato questa mia considerazione, l'ho fatta così dall'esterno, diciamo, valutando, sentendo alcune valutazioni e quant'altro, diciamo, ecco. L'emergenza più importante a Gran Michele in questo momento qual è? Allora, noi a Gran Michele abbiamo dei deficit strutturali, secondo me, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Aspettavamo la gara unica e c'è stato il tribunale, e quindi se tu vedi Pino, ci sono tutte le isole ecologiche che sono piene di rifiuti speciali, certo. Eccetera, eccetera. Non c'è una programmazione. Questa, per quanto riguarda l'aspetto e la vivibilità della città, è una delle cose più importanti. L'acqua è un problema cronico quello. L'acqua è un problema cronico che avviene spesso durante le estati. Appena arriva l'autunno, io l'altro giorno andavo all'ufficio tecnico e ho chiesto se c'erano richieste di autobotte, la responsabile dice: in questa settimana 2-3 richieste, quindi bisogna migliorare, secondo me, a mio modesto parere, con il patrimonio che abbiamo di personale del comune, abbiamo oltre 150 dipendenti, bisogna migliorare la gestione del servizio dell'acqua, che è ormai a carico del comune. Quindi i guasti succedevano prima, succedono adesso, solo che una volta c'era la gestione privata ed era più veloce la sostituzione di una pompa, eccetera, eccetera. Oggi in mancanza di bilancio, in mancanza che il dirigente vuole fare la gara pubblica, con le modalità più trasparenti, si perde qualche giorno. È normale, è fisiologico. Ma io non drammatizzo su questa vicenda, perché tutto sommato ci sono stati dei giorni di...
di crisi dell'acqua, l'amministrazione con i funzionari hanno, con gli impiegati funzionari hanno risolto. Ad oggi arriva l'acqua. Bisogna, secondo me, lavorare per potenziare la portata dell'acqua. Cioè, noi potevamo prenderci il bacino dei Maguli. Dobbiamo lavorare su questo, aumentare la capacità di approvvigionamento e quindi in caso di siccità o di eccetera, con un bacino più grande non succedono i problemi che succedono in estate. Il bacino dei Maguli, fra l'altro, ha un'acqua dalle caratteristiche di potabilità nettamente superiore a quelle del Gran Michele, quindi si potrebbe risolvere anche il problema dei solfati, cioè. Certo. Dobbiamo lavorare. Io su questo argomento posso dare la mia, come dire, la mia esperienza, il mio apporto. Fino ad oggi non siamo stati chiamati. Non è un buon inizio allora da questo punto di vista, cioè, perché quando non si discute, quando non si coinvolgono, è a maggior ragione che la maggioranza del Consiglio Comunale invece ha messo in condizione il sindaco, il movimento che presiede, nella piena disponibilità di utilizzare tutti i ruoli istituzionali della presidenza del Consiglio. Tutto sommato, se volevate ve la potevate eleggere voi, diciamo, giusto? Invece questa scelta è stata di grande apertura, di grande accondiscendenza. Chiaro, se ancora oggi, dopo 4 mesi, non siete stati mai coinvolti né nella stesura né nel redigere il bilancio previsionale, né essere concertanti e coinvolti nelle scelte amministrative della città, è chiaro che questo a lungo andare diventa, credo, un problema. E aggiungo di più che noi ci era stato detto che quello era un bilancio tecnico. Non è un bilancio tecnico, perché quell'avanzo di amministrazione che è stato, certo, ha di politico, quindi le scelte devono essere politiche. Certo. Dovendo fare delle scelte politiche, la minoranza doveva essere coinvolta di più, soprattutto a maggior ragione. Certo. A maggior ragione. Questo sancisce che l'uscente amministrazione, seppur con la mozione di sfiducia, ha lasciato il bilancio del comune inattivo. I fatti sono questi. Questi sono i numeri, sanciti sono dalla nuova amministrazione, che è targata diversamente. Diciamo, questo il rendiconto è stato approvato dal commissario, che è un organo, come dire, poco politico. Certo, tecnico. Tecnico. Non politico. Va bene, abbiamo sentito e ringraziato per la sua presenza il geometra Pietro Palermo, consigliere comunale, eletto nella lista di Azione Io Centro per Gran Michele. Quanti sono i gruppi consigliari a Gran Michele in consiglio comunale? Ancora non avete fatto un unico gruppo, diversi gruppi? No. Io sto lavorando per fare l'intergruppo. Tu sei l'unico consigliere di questa lista? Sì, ma ci sono tante liste con uno. Dal Partito Democratico a noi. Gammati di Vanzemoli a fare qualcosa di più serio. Allora, piano piano. C'è tempo? Piano piano, ancora ci sono stati 2 mesi. Ma l'avete metabolizzata questo schiaffo che la città vi ha dato? Guarda, perché di questo si è trattato. La città ha dato uno schiaffo. Voglio dire, al di là dei risultati personali, perché è chiaro che la maggioranza in consiglio ce l'hanno, però politicamente, strutturalmente, tutti avete avuto un sonoro schiaffone, diciamo. Certo. Questo è chiaro. Certo. L'avete analizzata questa cosa? Ma io l'ho analizzata, l'ho detto prima, che secondo me la città non ha condiviso una mozione perché non c'erano motivi e fatti gravi per sfiduciare un sindaco. Ma la mozione ormai c'è stata, poi, dalla storia. Poi, se dobbiamo partire sulle coalizioni, c'erano 2 coalizioni sostanzialmente di area di centrosinistra che si contrapponevano. Quindi, fra di loro, l'un contro l'altro non paga mai. Assolutamente. In politica queste cose non pagano mai. Certo. Che la gente, certo, poi sa capire, certo, che solitamente tra i 2 litiganti gode sempre il terzo, diciamo. Certo. Giusto? Certo. Così è stato il voto del Gran Michele, è stato così. Grazie a Pietro Palermo, presto. Grazie, arrivederci. Sempre a disposizione. Torneremo ancora a occuparci di Gran Michele. Grazie. Grazie. Pausa pubblicitaria, ritorniamo subito dopo.